Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con mascarpone e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uovo, tuorlo, sale, vanillina, lievito per dolci, per farcire, mascarpone, zucchero a velo e il cioccolato delle uova di Pasqua tagliato a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Le uova e il tuorlo, la farina, il sale, la vanillina e il lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, preparare la farcia. Mettere lo zucchero a velo e il mascarpone. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il panetto dal frigo, l'abbiamo diviso in due parti uguali, adesso lo stenderemo tra due fogli di carta da forno. Posizionare su uno stampo per crostate da 26-28 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema al mascarpone e livellare bene. Mettere il cioccolato con il resto della frolla, formare le strisce o utilizzare una griglia per crostate. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La crostata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Crostata con mascarpone e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!